Grazie. Allora, grazie. Adesso parliamo del caso del calciatore, dell'attaccante uruguaiano Luis Suarez, dell'ex del Barcellona, che è finito nell'occhio del ciclone, ma non per questioni calcistiche. Perché? Perché il 17 settembre ha sostenuto l'esame di italiano presso l'Università degli Stranieri di Perugia, indispensabile per avere appunto il permesso della cittadinanza italiana. Ma però sia successo qualcosa di però strano. Però è successo qualcosa che non ha convinto, perché con una intercettazione sembra che lui in realtà, come dicevano gli intercettati, non spiccicasse, che è romano diciamo, una parola di italiano. E la cosa è uno scandalo, ma anche un'iniziativa giudiziaria a questo punto. Eh sì, perché la procura di Perugia ha aperto un fascicolo, avrebbe aperto un fascicolo. Marianna Aprile, buongiorno, grazie per essere con noi. Mi dici che impressione ti sei fatta di questo caso, insomma, che cosa... Ma i diretti interessati ovviamente smentiscono, diciamo che comunque vada a finire è una storiaccia per una serie di ragioni, fondamentalmente due. La prima è che accende un riflettore e sembra confermare proprio il cliché dell'italiano che intrallazza, cerca scorciatoie, poi c'è di mezzo il calcio che è comunque una delle nostre... Diciamo, a proposito, visto che si parla di cultura e identità, è uno dei nostri, no? Temi identitari. I nostri biglietti da visita internazionali. Sì. E però c'è anche un lato positivo, cioè finalmente torniamo a parlare dopo tanto tempo di cittadinanza, di come la si acquisisce, di cosa... cosa aspetta i ragazzi nati in Italia da genitori stranieri e di tutte le incongruenze che ci sono tra leggi dello Stato italiano tutte in vigore contemporaneamente ma che sono in contraddizione tra di loro. Per cui dico solo un piccolo esempio: la moglie di Suarez, che è uruguaiana anche lei, ha la cittadinanza italiana perché è nipote di un vecchio emigrante friulano e quindi per lo ius sanguinis, per la legge italiana, è italiana senza esami, senza niente. Capiamo che rispetto a un ragazzo nato in Italia che ha fatto un ciclo di studi, che magari lavora, si mantiene all'università per studiare, eccetera, avrebbe forse qualche conoscenza in meno sul nostro paese una persona nata e cresciuta in Uruguay che ha un nonno friulano. Quindi è un caso che comunque ha dei lati positivi, cioè ci fa parlare di questo ed era il caso di cominciare a parlarne seriamente. Senti, ma in una battuta, Marianna, la figura di questi docenti, è vero, insomma, tu hai giustamente ribadito, i protagonisti in questo momento stanno smentendo, però sì, insomma anche i dirigenti scolastici non fanno una gran figura, no? Almeno dalle intercettazioni. Almeno dalle intercettazioni. No, diciamo che stando alla lettera delle intercettazioni, così come le abbiamo lette sui giornali e sugli organi di informazione, sembra un altro cliché, cioè di fronte al personaggio famoso, per di più calciatore, al ricco che ci gravita attorno, in qualche modo diventiamo tutti un po' più malleabili, un po' più disponibili al compromesso, un po' meno rigidi sulle regole da rispettare. Anche questo, ahimè, è un cliché e speriamo non venga confermato. Non è una bella cosa. Va bene, grazie allora, grazie davvero. Marianna Aprile per essere stata